Attacco preferisce Poggi ad Amoroso, Birof Poggi da una parte, caccia e sgro dall'altra. Subito l'Udinese in avanti con questa travolgente azione di Locatelli, saltati due avversari, rimedia Sottili in calcio d'angolo. Ottavo minuto, Zenoni, Dundierski, in profondità Calori, serve involontariamente Gallo, destro di pregevole fattura, 1-0 per l'Atalanta. Gol bellissimo che ci viene riproposto da Giorgio Calabri al montaggio. Fabio Gallo, centrocampista atalantino, prima rete in campionato, Atalanta 1, Udinese 0 dopo 8 minuti di gara. L'abbraccio fra Gallo e Sgro. Sostituzione al 24esimo, Foglio subentra un dolorante Dundierski. Azione in contropiede atalantina, Carbone, Sgro, cross rasoterra, Turci anticipa, caccia. Ora una delle rare occasioni per l'Udinese in questo primo tempo, la palla arriva a Locatelli, riesce a girarsi l'ex milanista, conclusione alta. Non c'è altro da segnalarvi, sono stati 45 minuti piuttosto deludenti, l'unica perla, il gol di Gallo. Inquadratura per l'arbitro Borriello di Mantova, possiamo passare al terzo minuto della ripresa. Punizione per l'Udinese, Bertotto, centesima presenza in bianconero, calibra al centro, lo vediamo tra un attimo. Bertotto, stacco poderoso di Birof e pareggio. Ancora il tedesco protagonista, dodicesima rete in 16 partite. Un gol simile a quello segnato all'Inter. 1-1 tra Atalanta e Udinese a inizio del secondo tempo. Birof, un concentrato di tecnica e potenza. Replica l'Atalanta con un colpo di testa di Sottil che passa vicino al palo. Impostazione di Foglio, sfiora, caccia, il giovane Zenoni conclude in corsa ma impreciso. È il momento di Amoroso che sostituisce Poggi. Gallo in verticale per caccia, ottimo lavoro, tiro sopra l'incrocio. L'Atalanta rimane in 10 uomini a mezz'ora dalla fine, espulso Carbone per questo fallo su Elveg. Carbone era già stato ammonito. Borriello estrae il rosso, l'inferiorità numerica carica i bergamaschi che si ripropongono in avanti, colpo di testa di Lucarelli subentrato a caccia. Ecco Lucarelli. Poi c'è questa iniziativa di Sgro, il numero 10 nerazzurro viene affrontato da Pierini e va a terra. L'arbitro Borriello non è intervenuto, episodio che farà discutere. La grinta degli atalantini, siamo oramai al 48esimo, c'è un corner, Lucarelli che non vuole perdere tempo strappa il pallone a Turci. Sugli sviluppi del calcio d'angolo Bonacina vede e serve Zenoni libero, la palla carambola su Lucarelli e va in rete. Il gol è giustamente annullato per posizione irregolare di Lucarelli, era in fuorigioco. Ultima immagine per Amoroso, il brasiliano che aveva sostituito Poggi, è rimasto in campo circa un quarto d'ora, in seguito a uno scontro di gioco ha cominciato a sanguinare dalla bocca. Amoroso è stato ricoverato in ospedale per accertamenti, si teme una lesione interna. 1-1 tra Atalanta e Udinese, pareggio giusto.